Oggi parliamo dell'oro nero, il famoso aceto balsamico, e come non farlo partendo da qui, dal territorio di Spilamberto. Consortria è un gruppo di persone che non hanno scopo di lucro e quindi fanno questa associazione per la divulgazione, la conoscenza e la tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. La prima cosa da considerare è la bottiglia. Questo è un marchio depositato di Giugiaro. Solo in questa bottiglia si può vendere l'aceto balsamico tradizionale. Questi maestri della consorteria sono in grado di trasmetterci la tradizione, la conoscenza di questo mondo così affascinante dell'aceto balsamico. Qui davanti a noi una meravigliosa batteria. Effettivamente dentro queste botticelle contiene l'essenza dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. Qui matura e invecchia. In che modo? Nella parte alta di questa serie di botticelle, che sono le botti più grandi, si affina ed aumenta il grado acetico. Nella parte centrale di questa serie invece avviene la maturazione del prodotto, cioè devono trascorrere 12 anni minimo per avere già un aceto che si possa chiamare aceto balsamico. Nella parte terminale avviene l'invecchiamento ed è poi da questa parte terminale dove si ricava l'aceto che voi trovate di 25 anni in quelle famose boccette disegnate da Giugiaro. Ogni confezione deve avere il suo dosatore, perché sono sufficienti solo poche gocce per dare le caratteristiche proprio tipiche di questo prodotto. L'aceto balsamico inizialmente nasce non come business, ma nasce come prodotto altamente importante per la famiglia da regalare, per dare lustro alla famiglia che lo produce. E allora una lunga storia, il territorio, e difatti quando si parla di tradizione, dal latino tradere, consegnare, gli antichi hanno consegnato un prodotto meraviglioso che arriva ai giorni nostri con una storia molto bella, un fascino incredibile che è diventato fra le altre cose motivo di turismo. La millenaria storia dell'aceto balsamico prosegue anche all'interno di un museo. Qui ad oggi abbiamo registrato 8.300 visitatori. Di questi visitatori più di un terzo sono stranieri che sono venuti per conoscere un prodotto che non è solo un prodotto enogastronomico, ma rappresenta la cultura di un territorio, la storia e le tradizioni della regione Emilia-Romagna. La manifestazione principale legata all'aceto balsamico tradizionale è sicuramente il Palio, che si organizza tutti gli anni vicino al patrono San Giovanni, e il prossimo anno ci sarà la Fiera di San Giovanni dal 23 al 26 giugno. Le famiglie che hanno una acetaia porteranno qui il loro prodotto per farlo valutare e analizzare dalla consorteria dell'aceto balsamico tradizionale, e verranno premiati i 12 migliori aceti balsamici tradizionali di produzione familiare degli antichi domini estensi. Super Carni Golinelli, un luogo pensato per te, il posto migliore dove fare la spesa. Presentiamo un lombo di suino farcito con provola affumicata e asparagi freschi, lardellato con del lardo di mora romagnola. Prendiamo il nostro pezzo di carne, la tagliamo, prendo la provola, gli asparagi freschi, li stendiamo sulla carne in modo che poi, infine, con la cottura abbiano un bel cuore verde. Arrotoliamo ben stretta in modo che il ripieno rimanga al centro. Prendiamo il nostro lardo, lo stendiamo ben bene sul tagliere, sovrapponiamo le fette di lardo una all'altra, leghiamo la carne e iniziamo a ricoprirla col nostro lardo. Adesso andiamo a cuocere il nostro lombo e iniziamo a rosolarlo in una padella. Mettiamo olio extravergine di oliva, un paio di spicchi d'aglio e qualche rametto di rosmarino. E mettiamo il nostro lombo. Giriamo l'arrosto. Intanto vedete che il lardo si scioglie
e rilascia il sapore al lombo, sfumiamo con un po' di vino e lasciamo cuocere lentamente. Questo è il lombo di suino farcito con provola e asparagi freschi. Potete decorarlo come volete. Io per voi l'ho decorato con un filo di aceto balsamico e un mazzetto di asparagi con mora romagnola. Ben ritrovati. Oggi parliamo di spumanti e champagne, un binomio di termini che non trova nessuna ragione di esistere. Spumanti è un termine legato a una merceologia di prodotto, champagne è un noto territorio francese dove si producono degli ottimi vini effervescenti, spumeggianti. Ecco, l'aggettivo che specifica esattamente che cosa vuol dire fare un vino spumante. È quel prodotto che ha una fermentazione naturale e che logicamente quando si versa e si stappa la bottiglia crea delle bollicine. Gli spumanti sono una categoria di prodotti, lo champagne è un territorio. Probabilmente è molto più semplice e più corretto abbinare il termine champagne francese con dei termini come Trento DOC, Franciacorta DOCG, Oltre Po Pavese DOCG e Oltre Po Pavese DOC, perché questi sono i termini paragonabili. È un prodotto, quello con le bollicine ottenute con il metodo classico, identico sia per questi prodotti italiani che per i prodotti francesi, ma la caratteristica fondamentale è data dal binomio metodo di produzione e territorio. In Italia si producono circa 30 milioni di bottiglie di metodo classico. Per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata. Il tartufo, per crescere, essendo un fungo, cresce in modo molto veloce, velocemente. In poco tempo si sviluppa, però a maturare ci può mettere anche 3, 4, 5 mesi. Diciamo che il valore principale del tartufo è il profumo. Il profumo è proprio, lo caratterizza le varie specie, tra l'altro. Quindi un tartufo, per essere buono, deve essere profumato. E il profumo è sinonimo di freschezza. Una cosa importante sarebbe tutelare il nostro prodotto, il prodotto italiano, ma anche addirittura le varie località di provenienza. E attraverso il tartufo, secondo me, si può valorizzare un territorio, si può fare venire gente, turisti, soprattutto un pubblico particolare, colto e, diciamo, mirato, che porta comunque benessere, porta una ventata di ossigeno all'economia di un luogo. Salve a tutti, io sono Mirko. E io sono Alberto. Siamo a preparare questa ricetta che è una rollatina di tacchino con erbe di campo, tartufo, aromatizzata con fiori di topinambur e germogli di barbabietola. Procediamo con la carne che abbiamo già preparato, andiamo a salare leggermente. A questo punto andremo a inserire all'interno le erbette di campo precedentemente bollite. Andiamo a inserire anche il tartufo. Adesso lo infariniamo e andiamo a soffriggere in burro. Infarinatura leggera, vero chef? Esatto. Ecco chef, l'involtino è pronto. Adesso come procedo? Procediamo con la cottura. Mettiamo circa 20 grammi di burro e poi come grammatura della carne abbiamo utilizzato 100 grammi di fesa di tacchino e una decina di grammi di erbe di campo. Io sarei pronto per sfumare con sì, la birra, sei d'accordo? Sì. Come tempo di cottura, Mirko, quanto necessita? Ci vorrà 5-6 minuti. Ricordiamo sempre che la carne bianca va sempre ben cotta. La cottura è finita, adesso... Siamo pronti per ripiattare? Esatto, me lo puoi tagliare. Per tutte le signore che sono a casa e ci seguono, non è che questa trasmissione solamente gli chef professionisti possono venire qui a realizzare. Vi invito a spedire le vostre ricette, la migliore sarà scelta... E una di voi verrà poi qui a preparare al nostro posto la sua idea. Procediamo con il germoglino di barbabietole, decorativo. Ma entra anche nel gioco dei sapori? Esatto.
mettiamo le ultime scagliette di tartufo, proprio leggere, da finire questo piatto. È il famoso tocco di classe. Perfetto, e il piatto è pronto. Un saluto a tutti da Alberto e Mirko. Degusta TV, la TV che fai tu. Amici di Degusta TV, se la vostra passione come la nostra è l'enogastronomia, il turismo enogastronomico, la cucina, la ricetta, i prodotti migliori, non perdete l'appuntamento con la nostra rivista mensile Degusta. E per farlo nel miglior modo, scriveteci un'email all'indirizzo che trovate sovrimpressione e prontamente vi spediremo una copia gratuita al vostro domicilio. Scriveteci numerosi.